Schianto a San Donà di Piave, l'auto ha perso il controllo finendo contro un tir, una bimba di 15 mesi ha perso la vita sul colpo. Dalla Puglia sono giunti a Marghera altri 140 profughi, attivati i volontari della Protezione Civile per gestire la distribuzione. Referendum indipendenza a Roma, in aula sventola ancora il vessillo veneto, l'onorevole Prataviera, il futuro dei Veneti nelle mani dei Veneti. Sicurezza e criminalità in prefettura, siglato l'accordo con i sindaci per fronteggiare l'emergenza. Il bagaglio sembrava un po' troppo pesante, imprenditrice 45enne scoperta dalla Guardia di Finanza con 100.000 euro in contanti. Grandi navi depositati i progetti del Contorta e del Lido, intanto si annuncia una manifestazione contro la soluzione caldeggiata dall'autorità portuale. Rinasce la Mestrina Calcio, è fondamentale investire sulle nuove generazioni, a dirlo l'imprenditore veneziano Mattia Malgara. È ufficiale, Federica Pellegrini lascia il suo allenatore Philippe Lucas, decisione condivisa, lui commenta, per lei la mia porta è sempre aperta. Una buona serata, un benvenuto a tutti i telespettatori di TG Venezia Mestre. L'avete sentito dai nostri titoli, purtroppo in apertura parliamo di un altro tragico incidente stradale, questa volta a perdere la vita una bimba di 15 mesi. Era appena stata dimessa dall'ospedale di Padova, dove l'avevano sottoposta ad un ciclo di terapie, ma ha trovato la morte sulla via del ritorno a casa, in località Calvecchia, San Donà di Piave, sulla Triestina. Al volante c'era il papà, un 58enne di origine marocchina, ora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale. Ad un certo punto, per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine, l'auto avrebbe sbandato prima verso destra, poi verso sinistra, occupando la corsia di marcia opposta, proprio nel momento in cui sopraggiungeva un tir che trasportava calcinacci. Inevitabile l'impatto devastante che non ha lasciato scampo alla piccola. Subito sul posto i sanitari del SUEM con 3 ambulanze tra San Donà e Porto Gruaro e l'elicottero, poi ripartito vuoto. La bimba, che da subito avrebbe perso conoscenza, è stata caricata sull'ambulanza e trasportata d'urgenza all'istituto sanitario della città del Piave, ma non c'era più nulla da fare. I medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso. La mamma, 27enne italiana, avrebbe riportato conseguenze lievi dal punto di vista fisico, ma lo shock per l'accaduto l'ha sconvolta. Illeso il camionista 53enne, che non ha potuto fare nulla per evitare l'impatto. Dai primi rilievi il seggiolino su cui stava la bimba era posizionato e fissato regolarmente. Un'altra piccola vittima, dopo il bimbo di Noale Santiago che ha perso la vita in auto con il nonno e la bimba investita alcuni mesi fa a Jesolo. Sono giunti altri profughi in Veneto, il prefetto dice massima urgenza, se non riusciremo a trovare una sistemazione adeguata, pronti a requisire gli edifici pubblici. Migliaia dall'inizio dell'estate e oltre 450 i profughi arrivati in Veneto nelle ultime ore. Il prefetto Cutaia mostra tutta la sua preoccupazione. Abbiamo quasi esaurito le disponibilità delle strutture di accoglienza messeci a disposizione dal volontariato laico, volontariato religioso, enti locali. E quindi adesso cominciamo a trovarci in serie difficoltà. Nel caso in cui un prefetto dovesse trovarsi di fronte un consistente numero di persone sulla pubblica via o in piazza all'addiaccio, non può far altro che procedere con strumenti autoritativi e quindi la requisizione. Continuo a verificare personalmente lo stato di varie strutture, perché siano messe in grado di ospitare, dal punto di vista igienico e della sicurezza, famiglie intere che giungono stremate sulle nostre coste. Ma spesso non trovo riscontro. Nessuna risposta degli albergatori, commenta Cutaia. E la tensione sale, perché prima di potersi sistemare queste persone devono essere identificate. Prima ci preoccupavamo di sistemare le persone che venivano da situazioni traumatiche, quali il viaggio in mare, anche il trasferimento dai porti. Venerdì in 50 hanno raggiunto Marghera ed è stata la Protezione Civile a dar loro accoglienza su disposizione della prefettura. Giunti da Taranto, tra loro anche molte donne e bambini di nazionalità eritrea, sono stati accompagnati nelle varie destinazioni da volontari del comune che hanno fornito loro generi di prima necessità. Magari si mette a piovere, dove vanno queste persone?
un giorno e mezzo possono stare in questura, negli uffici di polizia per essere identificati, poi mica le possiamo tenere. In aula a Roma oggi si è tornati a parlare di referendum per l'indipendenza. L'onorevole leghista Prataviera, il futuro dei Veneti, dice nelle mani dei Veneti, è stata alzato ancora una volta il vessillo di San Marco. Vediamo tutte le immagini. Il governo ha impugnato la delibera della giunta regionale che dava la possibilità ai Veneti di potersi esprimere attraverso un referendum per la propria indipendenza. Bandiere con il leone veneto in alto alla Camera. I deputati della Lega inferociti contro Renzi si schierano a favore della delibera con cui la regione ha promosso il referendum sull'indipendenza. Proprio mentre la Scozia sta per scrivere una pagina fondamentale nella storia della democrazia, dice il presidente Luca Zaia, e a cui l'Italia sembra invece di voler rinunciare. L'ennesima vergogna di un governo non eletto, dicono i deputati del Carroccio, incapace di riconoscere regole democratiche di base. Il futuro del Veneto nelle mani dei Veneti è lo slogan al termine dell'intervento del premier Matteo Renzi sul programma dei Mille Giorni, ed è polemica. L'Italia dei Borboni, dice Zaia, nega al popolo veneto di contarsi per verificare in via costituzionale se prevalgono i sì o i no all'autonomia e oppure all'indipendenza della regione. Si torna a parlare di sicurezza e criminalità. Proprio oggi in prefettura è stato siglato un accordo con i sindaci. Ci sembra un protocollo importante al quale abbiamo voluto aderire perché mette insieme le sinergie del privato, degli istituti di vigilanza privati con le forze dello Stato e quindi consente un controllo più puntuale e preciso del territorio. Quell'esigenza ormai espressa da tutti i cittadini di una maggiore sicurezza e un più attento controllo del territorio diventa realtà con la firma del protocollo d'intesa chiamato Mille Occhi sulla città, che vede la partecipazione della prefettura, le forze di polizia, molti comuni del veneziano e le guardie giurate. Il punto focale dell'accordo è proprio la partecipazione degli istituti di vigilanza privata con i loro operatori a fianco delle forze dell'ordine. Un caso di pochi giorni fa dimostra all'opera l'utilità di una tale strategia, quando prima di venire arrestato per furto, un cittadino marocchino 31enne veniva sorpreso dalle guardie giurate a scassinare la portiera di un'auto e subito segnalato alle autorità. Noi tutte le notti svolgiamo servizi di ronda per i nostri clienti e non ci costa niente supportare anche le forze dell'ordine, perché durante i nostri tragitti, i nostri controlli possiamo vedere o capire delle situazioni che possono, delle persone che possono perpetrare dei atti criminosi o anche spacciatori o furti su abitazioni. Attenzione, nessuna presunta deriva verso le ronde, sottolinea il prefetto, perché sostituirsi alle forze dell'ordine è l'anticamera del marasma. Il tram si è fermato ancora una volta, ma in questo caso non si tratta di un guasto, è stata colpa di un'auto, quella qui la vedete parcheggiata in piazza Mercato a Marghera. Si vede che ha pensato bene la signora di sostare un attimo senza pensare al tram che da poco ha inaugurato l'entrata in vigore ufficiale e quindi questa mattina si è trovato a passare, o meglio a non passare, perché tutto si è bloccato fortunatamente dopo una decina di minuti, secondo quanto hanno riferito i testimoni. La signora è tornata alla sua auto sbloccando la situazione, ma il disagio potrebbe riproporsi ancora, visto che questo era proprio uno dei timori di cui si parlava nelle ultime settimane. Ed è proprio questo il quesito di TG Linea Aperta che abbiamo pensato di proporvi, con il tram al centro, il tram che si ferma un giorno sì, un giorno no, per un motivo o per l'altro. Che cosa ne pensate? Potete dircelo attraverso un SMS, un'email, un fax ai numeri e agli indirizzi che vedete scritti anche, eccoli qui, li vedete scritti in sovrimpressione, diciamo un SMS, un'email, un fax, e i vostri messaggi li leggerete al termine dei nostri telegiornali serali. Un'imprenditrice di 45 anni bloccata all'aeroporto di Tessera con 100.000 euro nella valigia. Questa ed altre brevi notizie dal veneziano. Tessera. Un'imprenditrice italiana 45enne residente in Florida è stata controllata dagli agenti della Guardia di Finanza all'aeroporto dopo aver dichiarato di avere con sé circa 800 euro da utilizzare per il viaggio, oltre che per controllare l'andamento delle proprie aziende trevigiane.
ma il suo comportamento sospetto ha portato le Fiamme Gialle ad approfondire le verifiche e alla fine da una borsa e uno zainetto sono saltate fuori un mucchio di banconote da 500 euro per un ammontare totale di 100.000. Sono il frutto di un pagamento di un commerciante africano, si sarebbe giustificata. Come previsto dalla legge, parte del denaro è stata sequestrata in attesa di ulteriori controlli. Maerne. Ha cercato di rubare nel cassonetto della Caritas dove i cittadini ripongono i vestiti per i bisognosi, ma è rimasto incastrato all'interno senza via di fuga. Poi ha iniziato a chiedere aiuto a squarciagola finché qualcuno ha chiamato i carabinieri giunti sul posto poco dopo per aiutarlo. Ma nel frattempo il malintenzionato era riuscito a liberarsi, scappando di corsa nell'oscurità e facendo perdere le proprie tracce. Marghera. Schianto nel parcheggio sotterraneo del centro commerciale Nave de Vero. 5 persone ferite, tra cui un bambino di 9 anni. 4 le auto coinvolte che hanno causato non pochi problemi alle operazioni di soccorso. Tutto perché le due auto che hanno dato origine all'incidente dovevano raggiungere la rampa d'uscita senza avere la pazienza di attendere l'altro. Da una parte una 29enne di Campalto con 2 passeggeri a bordo, dall'altra un 42enne di Mestre con un passeggero. Torniamo ora a parlare di grandi navi. L'autorità portuale proprio oggi ha depositato presso il Ministero dell'Ambiente l'istanza per l'avvio di procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto preliminare per l'escavo del canale Contorta a Sant'Angelo, la via alternativa al passaggio delle grandi navi davanti a San Marco. E c'è già chi annuncia una manifestazione di protesta contro la soluzione che è stata proposta appunto dall'autorità portuale. Vedremo dunque che cosa ne sarà. Parliamo ora di lavoro. In un momento di crisi come questo ci sono delle aziende che comunque riescono a sopravvivere, dicono noi saremmo disposte anche ad assumere, ma il governo deve fare la sua parte. In un contesto in cui sempre più aziende si trovano costrette a chiudere i battenti e gli imprenditori soffocati dai debiti spesso decidono di togliersi la vita perché non vedono via di fuga, c'è anche chi riesce a sopravvivere e ad avere mire di ingrandimento, come il caso di una storica ditta di Scorzè che negli ultimi 4 anni ha addirittura aumentato i dipendenti da 60 agli attuali 130. Ora sarebbero ancora disposti ad assumere, ma il governo, dicono i sindacati, deve fare la sua parte. L'impresa in questo momento, a fronte anche delle richieste dei clienti e anche quindi investendo molto in innovazione e ricerca, sarebbe anche in grado di fare ulteriori investimenti e anche ulteriori assunzioni. Certo che è sempre più difficile le linee di credito e questo credo che sia il nocciolo di in questo momento che dovrebbe affrontare anche il governo, le istituzioni, le parti sociali, insomma, perché senza investimenti non c'è sviluppo per l'Italia. Uno sviluppo di cui il Paese ha bisogno, anche alla luce del fatto che c'è chi l'Italia non vuole lasciarla, nonostante la situazione sfavorevole. Noi siamo legati al territorio, per cui diventa difficile riuscire a concepire un trasferimento in un altro paese, anche perché noi imprenditori veneti, penso, siamo molto legati alla nostra azienda. La consideriamo come se fosse una nostra famiglia, per cui siamo legati familiari, siamo legati al territorio e pensare di spostarci non lo vediamo come futuro. Siamo allo sport, parliamo di nuoto. La campionessa di Spinea Federica Pellegrini ha divorziato dal suo allenatore Philippe Luca. La notizia in realtà era già nell'aria, è stata solamente ufficializzata in un comunicato. La Pellegrini annuncia di non aver prolungato il rapporto di collaborazione con Luca. Dopo un'attenta valutazione delle scelte, si legge, abbiamo condiviso la soluzione di non proseguire insieme. Mi dispiace essere arrivata a questa conclusione perché adoro Philippe come persona e come tecnico, ma la cosa più bella è che siamo sicuri entrambi che il nostro rapporto di amicizia non finirà. Non abbiamo incontrato alcun problema nel giungere a questa soluzione. Intanto la Pellegrini ha ripreso la preparazione sotto la guida tecnica di Matteo Giunta, che discuterà gli ultimi dettagli contrattuali con il circolo poi canottieri di Roma. E dal nuoto passiamo al calcio, perché la Mestrina Calcio rinasce anche grazie all'aiuto dell'imprenditoria. In questo caso parliamo di sport che deve essere sostenuto, come ci dice anche l'imprenditore veneziano Mattia Malgara. In questo momento di particolare crisi credo che sfidarla sia il giusto impegno che un imprenditore debba fare. La città di Mestre ha ridato vita a questa nuova squadra che si chiama Mestrina FC 1929. La mia azienda è sempre stata legata allo sport e quindi credo che la nostra azienda voglia ridare slancio attraverso una città
che merita l'attenzione e soprattutto perché ha un grande parco giovani e uno stadio e un teatro dello sport come il Baracca che ha una grandissima storia. Una storia e una tradizione che devono continuare anche grazie all'aiuto di imprenditori che si mettono in gioco investendo soprattutto per le nuove generazioni. Ci sono circa 350 famiglie che mandano i loro ragazzi a imparare lo sport del calcio. È una bellissima disciplina, un lavoro di squadra che credo che faccia formazione alla gioventù. In un momento così delicato lo sport fa sì che la formazione dei nostri ragazzi per la futura generazione gli dia quell'imprinting necessario per essere pronti a superare le difficoltà della vita. Le premesse per un'ottima stagione ci sono tutte. Il grande piacere anche oggi di aver incontrato il mister Vecchiato, che è l'allenatore della prima squadra, che insieme a tutti gli altri allenatori di tutte le altre squadre svolgono un grande compito sociale per naturalmente tutti i giovani, e naturalmente noi ci auguriamo anche che la prima squadra faccia grandi risultati, perché se il buongiorno si vede dal mattino il campionato è iniziato nella maniera giusta. Via ragazzi! Dallo sport alla cultura, Giorgio Fontana con Morte di un uomo felice è il vincitore della 52esima edizione del premio Campiello. Il romanzo ha ottenuto 107 voti sui 291 inviati dalla giuria dei 300 lettori anonimi, il cui verdetto è stato annunciato sul palco del Gran Teatro La Fenice. Al secondo posto con 74 voti Michele Mari con Roderick Dado, al terzo con 43 voti Mauro Corona con La voce degli uomini freddi. Grazie ai lettori e al mio editore, ha commentato il vincitore, un premio che mi spinge a lavorare di più e meglio. Fa parte della mia etica di scrittore: quando si finisce un libro bisogna chiudere la porta dietro di sé, ma quando si riapre occorre che qualcuno ti aspetti. L'Italia affonda, il titolo della puntata di Focus in onda questa sera a partire dalle 21.05. I dati dell'economia che precipita, aggravando la condizione delle famiglie, l'allarme dei profughi come abbiamo sentito nel nostro TG, mentre Renzi minaccia riforme o si va al voto. In studio con Ferdinando Avarino per parlare dunque di questo ci saranno Pietrangelo Pettenò, Maria Buffoni, Pierangelo Del Zotto, Gennaro Marotta, Andrea Michelan e Vilma Campanere. Come sempre voi potrete intervenire da casa inviando i vostri sms. TG Venezia Mestre termina qui, io vi ringrazio per essere stati insieme a noi e vi auguro una buona serata, arrivederci.